Ciao a tutti! Allora, oggi togliamo questo che dà fastidio. Voglio fare insieme a voi i pretzel o brezel, insomma, avete capito? Perché questa ricettina io già l'ho provata una volta e mi sono piaciuti tanto e quindi ve la voglio proporre anche a voi. Diciamo che come ingredienti, diciamo le quantità, ve le scrivo tutte nell'info box sotto, perché sennò così rischio di sbagliare e di dirvi cavolate. E, io tanto qui ho le mie istruzioni e quindi niente, vi faccio vedere come si fanno i brezel o pretzel. E allora, gli ingredienti sono pochi, semplici, per cui insomma la ricetta è comunque leggera, però la procedura è un pochino laboriosa e quindi iniziamo subito. Dobbiamo mescolare intanto la nostra bella farina. Io uso questo che non è proprio un'impastatrice, però cioè questa ho. Ah, e poi tengo a dirvi che i miei pretzel non saranno con la classica forma, perché non ho tempo, ma nemmeno riesco a dargli la forma che dovrebbero avere, per cui i miei pretzel saranno tipo grissini, ma insomma non ci fate caso. Se voi siete capaci a farli, ben per voi. Poi mettiamo la farina, il lievito, e io utilizzo il lievito quello in polvere, zucchero, sale, quindi zucchero, sale e lievito avevo già tutto preparato qui sopra, il burro fuso che ci va veramente pochissimo ed è per questo che questa ricetta mi piace. E poi acqua, l'acqua ci regoleremo di conseguenza a mano che si formerà il tutto. Ora è già pronto. Allora, io, siccome diciamo, la ricetta che faccio io è metà di quella che sarebbe prevista, perché io li faccio pochi, perché comunque ho visto che già dopo 2 giorni non sono più proprio buonissimi e freschissimi, quindi preferisco farli pochi. Voi insomma fateli magari anche il doppio se pensate che vi possano servire di più. Comunque, la mia pasta è pronta e quindi la metto nel piatto e poi la metto a lievitare. Allora, questa è la mia pasta. Ci ho aggiunto un pochino di farina perché era un pochino troppo bagnata. E, quindi adesso questa va bene, come vedete non si appiccica. E quindi adesso la copriamo con un panno umido e la mettiamo a lievitare. Io la metto nel forno, nell'apposito... con l'apposito diciamo programma di lievitazione per 40 minuti. Intanto un'operazione importante da fare è preparare un po' di acqua con del bicarbonato. Allora io sciolgo praticamente in mezzo litro d'acqua, mezzo cucchiaio, insomma comunque un cucchiaio scarso di bicarbonato, perché ho visto che ci mette un po' a sciogliersi. Quindi questa operazione diciamo, la faccio subito, perché così ogni tanto mescolo fino a che non si sarà completamente sciolto, perché poi in questa acqua con il bicarbonato ci dovremo immergere i pretzel. E poi un'altra operazione che ho già fatto è stata quella di preparare un pochino di sale grosso, triturato però. Io di solito lo metto nello scottex e poi lo sbatto con qualcosa di pesante, che ne so, tipo lo schiaccianoci, insomma qualcosa così, per triturarlo un pochino, perché poi questi saranno i piccoli granellini di zucchero che andranno sopra ai pretzel. E quindi niente, in attesa che si sciolga il bicarbonato, che si lieviti la pasta, io faccio qualcos'altro. Stendo una lavatrice, credo che ne farò un'altra e forse studierò anche. Ci rivediamo tra un pochino.
come sentite sta suonando, quindi i 40 minuti sono passati e andiamo a vedere se si è un pochino lievitata la pasta, speriamo. Il momento è, non lo so, forse non tanto, non lo so, vediamo. Comunque un pochino sì, comunque il prossimo step è fare i brezel, e metterli poi su questa teglia un po' punta. Io ho questa, quindi ci metto un pochino di olio, lo spargo e facciamo i nostri brezel, che io ho deciso, però visto il passaggio poi che bisognerà fare, di non farli a grissino bensì a ciambella. Ho deciso di utilizzare un piatto per arrotolarli, perché altrimenti veramente non arrivo più nemmeno così. Solo che ci metto, come credo, un pochino di farina. Secondo me sti prezzi non vengono, perché secondo me la prima volta sono venuti tipo per fortuna. Allora, vediamo se riusciamo a formare. Quindi, come vedete, è difficoltoso anche fare una semplice ciambella. Figuriamoci se mi mettevo a fare proprio tutto il pretzel, cioè stavo qui fino a domani. Ecco, con un pochino di farina. Comunque la consistenza mi piace, sento che è come quella dell'altra volta, quindi si sono lievitati, sono molto molto morbidi. E a me piace il fatto che non ci siano grassi, a parte quel pochino di burro, ma poi per il resto, insomma, grassi non ce ne sono, e sì, sono molto molto morbidi. Quindi io direi che la nostra prima ciambellina è fatta e la mettiamo sulla teglia, e quindi niente, proseguo così per tutte le altre. Ho impostato i 20 minuti perché adesso le mie praticamente ciambelle al sapore di prezzel, al gusto di prezzel, sì, le chiamiamo così, le ciambelle, la ricetta delle ciambelle al sapore, al gusto di prezzel, sono praticamente pronte, devono quindi stare così a temperatura ambiente per 20 minuti e quindi ci vediamo tra un po'. Suona di nuovo. Quindi a questo punto dobbiamo mettere la pellicola trasparente sulla nostra teglia. Pellicola trasparente o probabilmente va bene anche l'alluminio, penso, no? Comunque io ci metto questa perché comunque poi ho il forno, sì, il forno, il frigo, no frost, quindi tende a seccarmi le cose se non le copro, quindi devo coprirla. Quindi metto la pellicola e metto tutto questo in frigo per un'ora. Ora, il mio problema è uno, e cioè che devo andare in palestra. Tra un'ora io starò in palestra, per cui i miei pretzel saranno lì per più di 2 ore, speriamo che non gli succeda nulla. Praticamente questa cosa serve a far formare sopra la crosticina, che poi quando andremo a cuocere diventerà quindi croccante e renderà quindi i pretzel croccanti fuori e morbidi dentro, e speriamo che la mia crosticina che si formerà tra 2 ore buone non sia troppa. Va bene, io metto tutto in frigo. E quindi a questo punto ci rivedremo quando torno dalla palestra, spero di non essere in condizioni troppo sconvolte, e procederemo a fare le ultime operazioni e poi cuoceremo i pretzel o ciambelle al gusto di pretzel. Quindi ci vediamo dopo la palestra, ciao! Sono tornata dalla palestra, eccomi! Adesso facciamo la parte più divertente. Allora, innanzitutto tiriamo fuori la teglia dal frigo. Ah, io intanto ho messo a preriscaldare il forno a 200 gradi. Allora, come vedete sono diventate enormi, come l'altra volta. Praticamente sono diventate tipo dei panini, ma vabbè, non fa niente.
perché io vabbè ci ho messo anche tanta tanta pasta per ognuno, perché cioè mi serve di fare in fretta. Ho messo anche a fare la cena, quindi se sentite suonare lasciate perdere. Allora, adesso bisogna immergere questi nell'acqua con il bicarbonato per circa 10 secondi nella speranza che galleggino. Se galleggiano vuol dire che sono lievitati e poi li metteremo qui sulla carta forno su una teglia. Quindi adesso lo prendiamo uno a uno e lo immergiamo. Vediamo se galleggiano. Vediamo. Galleggia, quindi vuol dire che è lievitato. Quindi qualche secondo e poi lo togliamo. Se sentite suonare è la mia pentola che sta facendo la mia cena. Un po' di pasta con le zucchine, velocissima. Ora non ricordo bene a cosa serve questo passaggio, però va fatto anche questo passaggio. E quindi niente, procediamo così. È pronto anche il forno, bene. Che soddisfazione vedere che comunque più o meno sta funzionando la ricetta. Sono comunque enormi, cioè voi non prendete esempio da me per la forma di queste cose, perché veramente sono di una forma indefinita, cioè proprio, non lo so, sono enormi. Io penso che una volta cotti poi che ricresceranno saranno proprio a panino, vabbè, li useremo come panini. L'ultima mia creazione, cioè veramente proprio orrendi, i miei proprio prezzi sono orrendi, però vi assicuro che saranno buonissimi. Ah, poi ho sbagliato, perché vabbè, ho sbagliato, va bene. Un passaggio importante era di appoggiare poi questi qui sullo strofinaccio per assorbire l'acqua, vabbè, e io non l'ho fatto. Nonostante tutti questi problemi, se riusciranno sarà comunque un successo. Dunque, in forno ovviamente dipende un po' dal tipo di forno, dalla grandezza dei pretzel. Una quarantina di minuti tutti, ma comunque vi regolate in base al colore che prendono e ogni tanto giriamoli. Quindi invertiamoli nel forno e quindi niente, ci vediamo tra un po' per vedere il risultato finale. Disastroso, speriamo di no. Ah, mi sono dimenticata di una cosa importantissima. Per fortuna li ho tolti subito dal forno. Allora, li dobbiamo incidere, se ci riusciamo, non lo so. Se voi li fate in un modo più normale, magari riuscite anche ad inciderli, ma soprattutto dobbiamo mettere il sale. Ci stavamo dimenticando della parte migliore, perché io adoro questi granelli di sale sopra, cioè a me fanno impazzire, che comunque all'interno nella pasta di sale ce n'è veramente pochissimo, quindi non sono salati, quindi sentite questi granelli. A me piace tantissimo. Comunque la mia ricetta è veramente un work in progress, perché cioè, ma io sono fatta così, cioè io proprio le ricette, perché sono abituata, non è che le seguo tanto, faccio un po' di testa mia come mi viene, spesso mi viene male, però mi diverto così. E quindi niente,
Oh, adesso sì che abbiamo completato l'opera, perché altrimenti veramente già non hanno la forma dei pretzel. Se poi non ci mettiamo nemmeno il sale, cioè proprio erano tutta un'altra cosa. Oh, a questo punto possiamo infornare. Qui ci vorrebbe la musichetta dello squalo, perché nonostante gli imprevisti, nonostante la fretta, nonostante la forma che non è quella, nonostante insomma un sacco di macelli, sono riusciti. Via, sono 4 panini, domani a pranzo uno lo assaggerò e diciamo che più o meno ci siamo. Li ho cotti una 40 di minuti e sono precisi, insomma, più o meno, via. Cioè, io mi considero soddisfatta, considerando poi che a me spesso le ricette non riescono, ma nonostante poi le segua non c'è verso, nonostante quindi tutti i casini che avete visto sono successi durante la preparazione, via, qualcosa è uscito fuori. Se rifate quindi la ricetta e magari la fate anche meglio di me, fatemelo sapere qui sotto con un commento, a me fa piacere. E noi niente, ci vediamo al prossimo video. Mi ricordo che sotto trovate i link per tutti i social e noi ci vediamo presto. Ciao!